Siamo in collegamento con il virologo, il professor Giulio Tarro. Salve professore, ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi. Per carità, piacere mio. Allora, professore, un nuovo libro, Emergenza Covid, dal lockdown alla vaccinazione di massa, cosa invece si sarebbe potuto e cosa ancora si può fare? Insomma, un libro che sicuramente desterà molto interesse. Ma innanzitutto perché l'epidemia andava trattata come hanno fatto in Cina, sono loro che l'hanno subita per prima, sono loro che hanno risolto il problema e successivamente non hanno avuto nessuna ulteriore ondata, perciò penso che era il punto di riferimento per noi. Innanzitutto come epidemia bisognava subito trovare un sistema di terapia, cosa che è stato suggerito, parecchi medici fortunatamente in Italia l'hanno fatto indipendentemente dal poter seguire il paziente direttamente a domicilio. E poi c'è stata anche la possibilità chiaramente di utilizzare tutto quello che si è sempre detto per le due sindromi respiratorie precedenti, quella del 2002-2003 e quella è iniziata nel 2012 in Saudi Arabia con gli anticorpi monoclonali e soprattutto con la sieroterapia utilizzando gli anticorpi dei soggetti guariti. A questo punto della fiera cosa possiamo fare, visto che adesso insomma veniamo quotidianamente terrorizzati sulle innumerevoli varianti, quella italiana, quella brasiliana, quella nordafricana, insomma una quantità infinita di varianti che sarebbero anche con una rapidità di contagio maggiore delle altre, insomma cosa si può fare a questo punto? Innanzitutto tenere presente che già a fine marzo e poi dall'inizio di aprile è stata prevalente la prima variante, cioè al terminale delle sequenze dell'RNA virale, anziché esserci un acido aspartico c'era una glicina e questo permetteva al virus di un miglior attecchimento, per così dire, alla specie umana, quindi alle cellule, e quindi poi la prevalenza chiaramente di questa variante che comportava non una maggiore virulenza o aggressività, ma semplicemente una maggiore possibilità di replicazione nelle cellule umane. Lo stesso è avvenuto ad agosto con la variante inglese, che poi è andata aumentando, diventando almeno il 20% della presenza nel Regno Unito quando hanno iniziato le vaccinazioni, come sappiamo, dall'8 dicembre. Successivamente si è parlato di una variante nella California del Sud e poi delle varianti, per così dire, rispetto a quella inglese, un poco, per così dire, maggiorate, perché nella sequenza, in quanto la variazione avveniva proprio vicino al responsabile dell'entrata, della penetrazione del virus nelle nostre cellule, il famoso recettore ACE, e questo comportava in particolare sia la variante sudafricana e sia poi pure quella brasiliana, col problema già studiato alla Rockefeller University prima e poi successivamente, soprattutto per gli anticorpi monoclonali che venivano utilizzati, a una riduzione della loro efficacia, quindi non solo gli anticorpi naturali ma anche eventualmente gli anticorpi, diciamo, prodotti negli studi farmaceutici che dovevano essere quelli di neutralizzare il virus. Dobbiamo vaccinarci tutti, secondo lei, quando e se arriveranno i vaccini per tutti? Ma sembra che le notizie americane siano quelle che, indipendentemente dai vaccini, già nell'instaurarsi del nuovo presidente in 20 giorni sono sottimizzati i contagi. Poi chiaramente il presidente nuovo americano ha detto che durante i suoi primi 100 giorni voleva che fossero vaccinati 100 milioni di americani, perché abbiamo avuto anche i problemi delle scorte che erano state prima
per così dire, rivolte all'Europa, e quindi in un certo senso c'è questo obiettivo della vaccinazione, che dobbiamo sempre, per tenere presente tutto quello che è stato fatto in precedenza, già in Cina si svolge normalmente. Anche i nostri cinesi che lavorano in Italia poi vanno nella madre patria e si fanno vaccinare per rientrare poi da noi a lavorare. Lo stesso vale per quanto riguarda il primo vaccino che è stato comunicato dalla comunità scientifica, che è stato quello russo. E quindi in un certo senso anche, diciamo, un paio di giorni fa c'è un altro vaccino americano, che è quello della Johnson & Johnson. E quindi, come vediamo, diciamo, ci sono molti variati vaccini. Si presume che possa esserci anche un vaccino italiano, quindi diciamo anche senza necessità di avere un obbligo che sarebbe sotto certi aspetti antigiuridico della vaccinazione, però in un certo senso se c'è la necessità per volare di avere la vaccinazione o di recarsi in altri paesi, in questa situazione ovviamente un vaccino per tutti, e quindi ci saranno delle categorie che sono privilegiate o meno in questa vaccinazione, e anche addirittura la possibilità di scegliere in mezzo ai diversi vaccini, che ci sono quelli nuovissimi a RNA, per così dire, messaggero, oppure eventualmente quelli classici, tradizionali, ma eventualmente prodotti con la metodologia relativamente moderna, dall'Ebola in poi, praticamente un vettore che sarebbe generalmente un adenovirus benigno per l'uomo, che porta il gene delle spike, cioè di questa chiave di entrata nella nostra cellula, è una protrusione del virus responsabile. Lei, se avesse la possibilità di scegliere, quale vaccino sceglierebbe? In questo momento quello della Johnson & Johnson, che è uscito soltanto da un paio di giorni. Perfetto, perfetto professore. Noi la ringraziamo sempre per la sua puntualità nell'intervento, la sua chiarezza, la sua schiettezza. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie altrettanto.